C'è chi dice che ogni autore, anche quando scrive romanzi completamente diversi l'uno dall'altro, racconta sempre la stessa storia. C'è chi dice invece che anche quando un autore racconta la sua storia autobiografica, sta parlando al lettore e del lettore. Pensiamo alla celebre frase di Gustave Flaubert, Madame Bovary c'est moi, oppure pensiamo alla questione privata in cui Beppe Fenoglio trasforma la propria esperienza personale di partigiano in romanzo, o all'avversario di Carrère, in cui Carrère trasforma un caso di cronaca molto cruento realmente accaduto e parte della sua vita personale in un romanzo. Sempre quando scriviamo inventiamo qualcosa, sia quando partiamo dalla nostra esperienza personale, sia quando creiamo ex novo un mondo che non è mai esistito. Ecco perché in questo corso capiremo cosa significa scrivere di sé e inventare. Partendo dall'esperienza autobiografica cercheremo di trovare la giusta distanza per trasformare l'autobiografia in racconto, oppure, e nello stesso tempo, inventeremo racconti nuovi che però contengano qualcosa di noi per creare un ponte con il lettore. Nelle 18 lezioni di questo corso studieremo testi importanti di grandi scrittori, romanzi, racconti, per andare nell'officina dello scrittore e capire come hanno fatto i grandi ad ottenere il risultato che poi vediamo sulla pagina. Ci eserciteremo a scrivere e arriveremo alla scrittura di un racconto finale. Io sono Antonella Lattanzi e vi aspetto al nuovo corso Classifying Long Form, Scrivere tra finzione e realtà.